Se volete acquistare crediti in descrizione trovate FIFA Coin Zone. I prezzi sono bassi, potete pagare anche con PaySafe Card. Mi raccomando ragazzi, comprate tranquillamente, non rischiate nessun ban. Bella. Buona prima ragazzi, qui è Justice, ci siamo tornati con questo nuovissimo video che è un video diciamo un po' particolare, lo intitolerò un mese di FIFA 15 considerazioni o qualcosa del genere, perché appunto voglio portarvi le mie impressioni dopo un mese di gioco su FIFA 15, diciamo impressioni che hanno sia qualcosa di negativo che qualcosa di positivo, come ovviamente tutti potrete immaginare. Probabilmente in sottofondo starete vedendo una partita o qualcos'altro, non lo so. Ma l'importante è quello che ho da dirvi, almeno, almeno per me. E voglio che comunque commentiate dicendomi anche i vostri pareri riguardo a FIFA 15 dopo questo primo mese di gioco. Direi di iniziare subito parlando in modo specifico di Ultimate Team. Parlando di Ultimate Team, io almeno da questo primo mese sono rimasto molto, ma molto deluso da questa modalità. Già l'anno scorso aveva delle cose che mi facevano un po' storcere il naso, ma quest'anno veramente ancora di più. Ci sono dei difetti enormi che per la modalità più giocata di FIFA 15, di FIFA in generale, non ci dovrebbero essere, ecco. Un esempio, i portieri scandalosi. Poi c'è stata una patch per, diciamo, per cercare di migliorare, ma è migliorato relativamente, perché comunque se un gioco lo progetti fin dall'inizio in una certa maniera, cioè con i portieri che fanno delle paperate, con un aggiornamento non puoi risolvere del tutto il problema. Questo voglio che sia chiaro. Poi, non so, parlando del resto, ho notato che soprattutto sulle stagioni online c'è una sorta di, cioè si va a momenti, cioè ci sono partite, serie di partite dove tu riesci a fare tutto, ogni tiro esce un tiro assurdo e la palla entra in rete, ogni dribbling è un dribbling azzeccato, qualsiasi cosa che fai ti riesce perfettamente e vinci delle partite che non ti meriteresti neanche. Al contrario, poi ci sono periodi in cui non riesci a toccare un pallone, i tuoi giocatori sembrano rincoglioniti, non fanno un passaggio in croce. Non fanno due passaggi in croce di seguito, una cosa veramente assurda, e tu per 5-6 partite non vinci più una partita, non vedi l'ombra di un punto. Non vedi l'ombra di un punto. Ecco, a me questa cosa fa incazzare perché non si può andare a momenti. Io quello che chiedo non è molto, ma è vincere se merito di vincere e perdere se merito di perdere. Io non chiedo di vincere sempre perché ovviamente non si può vincere sempre e chi vuole vincere sempre è un bimbo minchia di merda, ovviamente. Chiedo di vincere quando merito di vincere e di perdere quando merito di perdere, ma non di perdere partite dove faccio 12 tiri in porta, l'avversario ne fa 2 e perdo 2-1. Non mi sta bene a me sta cosa, non mi sta bene ovviamente, ma come non sta bene a nessuno? Ma a me non sarebbe bene nemmeno vincere una partita in questa maniera, perché capita anche questo, perché chi dice solo io perdo sempre, no, non è vero, perché capita anche il contrario ovviamente, che si vanno a vincere partite che non si meritano. Uno non fa nulla, tutta la partita, sta dietro in difesa e vince la partita. Io quando vinco così a me mi rode un po' il culo. Però, come gli altri non si lamentano, non mi lamento nemmeno io. Comunque, questo per quanto riguarda il team e team. Diciamo che sono solo alcuni dei bug, perché comunque ce ne stanno anche altri, ovviamente. Cose che non funzionano. Però diciamo che non è tutto schifo questo gioco. Anzi, ci sono cose molto positive che non riguardano modalità Ultimate Team. Quindi parliamo di carriera, di partite singole. La carriera, in modo particolare, è stata migliorata veramente tanto. La ricerca dei giocatori è molto più veloce dell'anno scorso, che io mi incristavo l'anno scorso per cercare un giocatore 8 anni. Quest'anno invece è molto ma molto migliorata. La carriera in generale è più competitiva, più bella, anche con il fatto che le licenze della Premier League, ci sono gli stadi, le grafiche e tutto quanto. Molto molto bella la carriera allenatore. Mi dispiace che comunque non l'abbiate seguita molto e quindi non l'ho più portata, però io sto continuando a giocarla e mi diverte giocarla per conto mio e niente. Ma la cosa che diciamo più bella di FIFA 15 a mio parere è giocare con gli amici, perché secondo me questo gioco lo si valorizza appunto giocandolo con gli amici dal vivo, cioè uno accanto all'altro, non online, non Ultimate Team, non stronzate del genere, ma uno accanto all'altro. Veramente ci si diverte a bestia, veramente a bestia. Niente, io come avete visto sono stato abbastanza critico per quanto riguarda il team e team, perché ormai come sapete, al team e team
È diventato FIFA, Ultimate Team ormai per quasi tutti è sinonimo di FIFA. E per questo io credo che dovrebbe essere una modalità più curata di FIFA, e invece ormai è diciamo che Ultimate Team è fatto con il culo. È fatto con il culo da vari anni e sto pensando seriamente di non comprare FIFA 16, ma di o nel caso decida di comprarlo, di non giocare Ultimate Team, perché sta diventando veramente una cosa invivibile. Poi c'è stato anche un altro problema, ovviamente, che si era presentato anche prima del rilascio del gioco, ossia tutta la questione dei crediti, tutta la pippa dell'EA che avrebbe bannato centinaia di milioni di miliardi di giocatori che avrebbero acquistato crediti. E adesso si vanno a vedere sulle classifiche, c'è gente con più di 100 milioni di profitti mercato, ma questo lo sappiamo noi che è la coerenza dell'EA. Quindi ovviamente voi, se volete, che ne so, aprire qualche pacchetto, potete comprare tranquillamente, io ve lo ripeto da sempre, potete comprare tranquillamente, perché non saranno certo i vostri 100k a inficiare su quello che ha detto l'EA, perché come ho detto ci stanno gente con centinaia di milioni di profitto e non sto esagerando, andate a vedere le classifiche, centinaia di milioni di profitto, che appunto va tranquilla e fresca e non fa assolutamente nulla. Poi ovviamente tutti quei canali milionari, ora non voglio fare nomi, però li faccio uguali, TSI, Bro to Show, eccetera, eccetera, loro non vengono toccati se sponsorizzano siti di crediti, mentre YouTuber con poche migliaia di iscritti vengono, diciamo, segnalati a non finire, e io questa cosa la trovo altamente irritante da parte di chi lo fa, perché è solamente un bambino che non sa ragionare e non sa guardare le cose dal punto di vista razionale, che è quello che va fatto in questi casi. Comunque, io non voglio aprire un dibattito su questa questione dei crediti, altrimenti questo video dura 8 milioni di anni. Voglio sapere assolutamente, assolutamente le vostre impressioni dopo questo mese di FIFA 15. Le mie sono, diciamo, non tutte negative, non tutte positive, però per quanto riguarda Ultimate Team, sono veramente incazzato, perché una modalità che si fa odiare, si fa letteralmente odiare con il passare degli anni, con il passare dei FIFA. E quindi niente, io spero, la speranza è l'ultima a morire, come sapete, che FIFA 16 sia migliore, ma l'abbiamo detto anche per FIFA 14, guarda FIFA 15, non è cambiato nulla. Non lo so, non lo so, vedremo. Ditemi, ripeto, ditemi qui sotto cosa ne pensate voi di Ultimate Team e di FIFA 15 in generale, quindi parlatemi anche della carriera, non lo so, delle partite con i vostri amici che sono quelle più divertenti, perché vi incristate se un portiere fa una papera, ma alla fine finisce tutto con una stretta di mano. Io vi invito anche a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se comunque questo video vi è piaciuto e se condividete le mie, appunto, le mie considerazioni. Noi ci vediamo alla prossima. Buon gioco a tutti, bella!